a Sant'Angelo di Mercato San Severino, dove si rinnova il tradizionale appuntamento del Fucarotto di Sant'Antonio. Siamo in compagnia dell'assessore di Mercato San Severino Carlo Iannone, che tra l'altro è anche di Sant'Angelo di Mercato San Severino, e parliamo della manifestazione. Un'iniziativa che ci onora in quanto organizzata dalle nostre associazioni più importanti e rappresentative della nostra frazione. Un evento che ormai da tanti anni ci accompagna e in questo momento particolare ci dà una forza e lo spirito giusto per continuare a combattere in questo momento particolarmente difficile. Dicevo, stamattina abbiamo inaugurato la seconda casa dell'acqua e dicevamo l'acqua è vita. Questa sera con questa iniziativa diciamo il fuoco è vita, e quindi con il fuoco e l'auspicio che il fuoco ci dà andiamo avanti e combattiamo. Ecco, Sant'Angelo è una delle frazioni di Mercato San Severino, una frazione pilota che si caratterizza per queste ed altre iniziative. Essendo la frazione più grande e rappresentativa, come ben dicevi, è quella che ha un fervento e un fermento molto spinto, proprio perché viene alimentato da associazioni valide e molto ben rappresentate sul territorio. Questo ci lascia ben sperare per oggi ma anche per il futuro. Ecco, parliamo di queste associazioni, chi sono e cosa fanno? Dunque, parliamo delle associazioni più rappresentative, dicevo, parliamo della associazione Rebel School, parliamo della Misericordia di Sant'Angelo a Macerata, associazioni che nel tempo e col tempo ci accompagnano e mettono sempre in campo iniziative importanti ed interessanti, oltre ad essere culturali, anche di natura gastronomica e sportiva. Un'ultima domanda e la lasciamo: le iniziative e i progetti futuri per Sant'Angelo? Per Sant'Angelo abbiamo diverse iniziative e attività che ci accompagneranno nei prossimi mesi. A parte diciamo, il discorso di viabilità, che abbiamo già messo a bando 4-5 interventi che riguarderanno le arterie principali della nostra frazione, quindi asfalti dal mese di marzo in poi, a finire con potenziamento delle associazioni. Ecco, manco a farlo apposta, è notizia di qualche giorno fa, abbiamo programmato per le associazioni diverse attività che ci metteranno nelle condizioni di poter organizzare meglio anche il Mercato San Severino, dove si rinnova il tradizionale appuntamento del Fucarotto di Sant'Antonio. Siamo in compagnia dell'assessore di Mercato San Severino Carlo Iannone, che tra l'altro è anche di Sant'Angelo di Mercato San Severino, e parliamo della manifestazione. Un'iniziativa che ci onora in quanto organizzata dalle nostre associazioni più importanti e rappresentative della nostra frazione. Un evento che ormai da tanti anni ci accompagna e in questo momento particolare ci dà una forza e lo spirito giusto per continuare a combattere in questo momento particolarmente difficile. Dicevo, stamattina abbiamo inaugurato la seconda casa dell'acqua e dicevamo l'acqua è vita. Questa sera con questa iniziativa diciamo il fuoco è vita, e quindi con il fuoco e l'auspicio che il fuoco ci dà andiamo avanti e combattiamo. Ecco, Sant'Angelo è una delle frazioni di Mercato San Severino, una frazione pilota che si caratterizza per queste ed altre iniziative. Essendo la frazione più grande e rappresentativa, come ben dicevi, è quella che ha un fervento e un fermento molto spinto, proprio perché viene alimentato da associazioni valide e molto ben rappresentate sul territorio. Questo ci lascia ben sperare per oggi ma anche per il futuro. Ecco, parliamo di queste associazioni, chi sono e cosa fanno? Dunque, parliamo delle associazioni più rappresentative, dicevo, parliamo della associazione Rebel School, parliamo della Misericordia di Sant'Angelo a Macerata, associazioni che nel tempo e col tempo ci accompagnano e mettono sempre in campo iniziative importanti ed interessanti, oltre ad essere culturali, anche di natura gastronomica e sportiva. Un'ultima domanda e la lasciamo: le iniziative e i progetti futuri per Sant'Angelo? Per Sant'Angelo abbiamo diverse iniziative e attività che ci accompagneranno nei prossimi mesi. A parte diciamo, il discorso di viabilità, che abbiamo già messo a bando 4-5 interventi che riguarderanno le arterie principali della nostra frazione, quindi asfalti dal mese di marzo in poi, a finire con potenziamento delle associazioni. Ecco, manco a farlo apposta, è notizia di qualche giorno fa, abbiamo programmato per le associazioni diverse attività che ci metteranno nelle condizioni di poter organizzare meglio anche iniziative come
Mosè domandò: «Ma chi sei?» E il Signore disse il suo nome: «Sono il Dio vivente. Cioè, come il fuoco dà vita, ci riscalda, ci fa cucinare i cibi, così Dio è fonte di vita. Dio è il fuoco che è sempre vivo ma non si consuma mai, simbolo dell'eternità di Dio». Avete sentito il Papa in questi giorni che ha detto alla gente in piazza San Pietro: «Ma voi ci credete o non ci credete che Dio è una persona viva? Non è un ricordo, non è un'idea, non è un libro. Ecco, noi crediamo nel Dio vivente, lo ringraziamo per i santi che ci ha dato, per Sant'Antonio, ecco, un uomo di preghiera, di penitenza, che faceva tanto bene. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli,